Ciao belli, eccomi di nuovo qua dopo le vacanze estive, la vostra Erika Corvo e questa volta ho in mente una cosa un po' diversa. Per qual motivo? Perché io 3 anni fa ho avuto una piccola proposta di lavoro, sapete che lavoro spesso per la TV, per varie emittenti, pubblicità, piccoli ruoli attoriali, insomma, lavoro per la TV. Perché donne della mia età che abbiano voglia di ridere, di fare ridere, di rimettersi in gioco, tutto sommato non ce n'è mica tante. E allora mi chiamano. E quella volta, 3 anni fa, mi avevano chiamato niente meno che per andare in Africa a fare una specie di inchiesta sul turismo sessuale, perché la gente va lì a cercare i fidanzati o le fidanzate, come funziona la faccenda, cosa succede, come potrebbe fare una brutta cicciona come me a trovare il fidanzato così, snap, arriva lì e lo trova. Come funziona? E allora avevano chiamato me e un'altra donna per fare le babbione d'assalto, diciamo. E è stato un soggiorno di 10 giorni, pagato, spesato, tutto quanto, eccetera, eccetera. Molto, molto piacevole, devo dire, molto istruttivo. E ne ho tenuto un diario meticoloso. Anche perché lì la sera non c'era niente da fare, non è che c'era internet o c'era altre cose da pasticciare, insomma. Per cui, come mia abitudine nei viaggi, tengo un diario estremamente scrupoloso, annotando viaggi, spostamenti, personaggi, impressioni, emozioni, cose da notare. Beh, non è poi stato più possibile pubblicarlo, la trasmissione è andata in onda poi una sola volta e censurata immediatamente, perché la gente in Italia capisce il tubo, e dicevano che era una cosa oscena, che era una cosa, un'istigazione alla prostituzione. Ma dove l'hai visto? Siamo tutti attori, siamo stati pagati per andare lì, ma dove l'hai visto? Cioè, stavamo semplicemente girando un qualche cosa per capire come funziona, per far capire anche al pubblico come funziona. Andato in onda, tra l'altro, dopo mezzanotte, per cui in un orario assolutamente sicuro. Comunque è intervenuta la censura, mai più rivisto, mai più sentito, proprio introvabile. Quel filmato non esiste. Chi l'ha visto, l'ha visto, chi non l'ha visto, non l'ha visto. Però il mio diario c'è, il mio diario è rimasto. E allora, a distanza di 3 anni, cambiando doverosamente i nomi, non citerò né la trasmissione né l'emittente, insomma, cerchiamo di fare in modo che sia una cosa neutra. Vi racconto semplicemente come sono andate le cose, che cosa ho visto, le mie impressioni, le mie emozioni. Basta, tutto qui. Sperando che la cosa vi piaccia, vi interessa. Se non vi interessa, cambiate canale, spegnete, fate un'altra cosa, fatevi una partita a carte, andate al bar, fate quello che vi pare. Insomma, questo diario io ve lo leggo. Ve lo leggo dallo schermo, ovviamente, non c'è bisogno di prendere i fogli in mano e leggere, perché ho notato, rivedendolo, ricorreggendolo, facendo aggiunte o tagli, cambiando i nomi, eccetera, eccetera, rimaneggiandolo. Ho visto che era veramente estremamente dettagliato, per cui se ve lo racconto e basta, rischiamo di impaperarci, di divagare su cose che magari non c'entrano niente e tralasciare cose magari importanti. Quindi io lo leggo dallo schermo, ovviamente interpretandolo, va bene, come faccio di solito, e magari ogni tanto mi interrompo, magari ogni tanto facciamo una pausina. Comunque, se mi vedete con un'espressione strana, con lo sguardo da pesce lesso sullo schermo, sapete per qual motivo, non è che sono diventata scema. No, quello lo sono già. Va bene, allora iniziamo. La faccenda l'ho intitolata Tu sei Erika, venuta per capire, sottotitolo Una cicciona nell'oceano indiano. Andiamo, andiamo. Eccoci qua. In veste di babbione in cerca di fidanzato, mi sono infiltrata tra i Beach Boys kenyoti per capire qualcosa di più su come funzioni la faccenda. Come fa una donna, magari vecchia, brutta, cicciona come sono io, a trovarsi un bel fidanzato ventenne e magari sposarselo? No, tutto questo comunque non mi bastava perché io sono curiosa 2 volte come giornalista e come donna. Quindi sono andata lì oltre, cercando di capire qualcosa anche su come funzioni l'Africa.
Nel periodo precedente al viaggio ho cercato di imparare almeno qualche frase, qualche rudimento della lingua swahili. Ho avuto un mese di tempo per prepararmi, quindi si poteva fare. Ho ingoiato pillole di profilassi antimalarica, ma sono tornata comunque devastata con un'infezione all'apparato otorinolaringeo. Ho trascorso 8 giorni senza telefono, radio, televisione né internet. Sono stata felicissima. Ho avuto un trattamento privilegiato da parte dei boys. Ho avuto la fortuna di essere accompagnata da alcuni di loro nei vicoli più desolati dei bassi fondi di Malindi e anche in territorio selvaggio a vedere gli ippopotami, ma non mi sono mai sentita più al sicuro. Ve lo raccontiamo? Ma sì, dai, mettetevi comodi che adesso la vostra Erika vi dice tutto quanto. Dunque, cosa succede di bello? Precisiamo che i nomi sono stati cambiati per ragioni di privacy, eh? È iniziato tutto lunedì 27 agosto 2018 con il volo su Roma. Eccoci qua, in attesa di atterrare in quel di Roma. È buio, non sono vicino al finestrino, quindi non si vede niente, ma partiamo dal principio, anzi dall'antefatto. Ho già lavorato con questa emittente televisiva e per questo sono stata direttamente interpellata da loro, stavolta per recitare la parte della babbiona d'assalto, in questo loro reportage sul turismo sessuale, maschile, femminile in Kenya. Incredula fino all'ultimo, lì ha dovuto convincermi, ma è possibile che questo viaggio gratis in Africa debba capitare a me, che ho sognato quella terra da sempre? No, non è possibile, deve essere un loro scherzo. Ma quante volte che hanno iniziato un servizio dicendo: ma abbiamo fatto credere a tizio che... No, no, invece è vero, è capitato a me davvero. E allora fai il passaporto di corsa, magari col batticuore che non arrivi in tempo, compra una valigia bella grande, riempila di che? Che quando si lavora in televisione non ti dicono mai niente di preciso, aspetta col batticuore il giorno della partenza, non, insomma non ti dicono niente, si sa solo che si va in Kenya, così a scatola chiusa e poi si vedrà. E non ci sono vaccinazioni obbligatorie di sorta, è il 2018, quindi il Covid non era neanche nei nostri pensieri, ma neanche negli incubi. È solamente consigliata la profilassi antimalarica e decido di farla, non si sa mai, non ho più 20 anni, meglio prevenire. Mi dicono che laggiù tutti parlano non solo l'inglese ma anche l'italiano, dato che la maggior parte dei turisti che arrivano vengono proprio da qui, dall'Italia, e per il Kenya il turismo è lavoro, fonte di guadagno. Ma io voglio comunque imparare qualcosa in Swahili. Non vado lì per fare la turista, va bene, vado lì per lavoro, ma vado anche per capire, per imparare. Conservo ricordi orribili dei turisti italiani nella bellissima ex Jugoslavia, dove i milanesi boriosi e saccenti cantavano "Oh mia bella Madunina" nei bar di Spalato, vantando e decantando le bellezze nostrane. Va bene, e se ti piace tanto l'Italia, perché non sei rimasto lì, non sei andato a Rimini a farti le vacanze invece di scassare i marroni dall'altro lato del mare? Odio quel tipo di persone. Come fare con la lingua? Mi arrangio con Google Translator, digitando tutto quello che mi viene in mente di tradurre, tutto quello di cui potrei aver bisogno o che mi possa tornare utile. E allora fabbrico giorno per giorno un piccolissimo dizionario italiano-swahili. 20 rotte pagine di quaderno con parole e frasi in ambo le lingue, poi cerco di mandare tutto a memoria, ripetendo, ripetendo, attaccando bigliettini dappertutto, patacche, patacche, patacche sugli oggetti di casa con su scritto il nome swahili. E sarà abbastanza? Vabbè, oramai è arrivato il giorno della partenza, quel che fatto è fatto. Si esce di casa alle 15:30, io e mia figlia in veste di aiutante portaborse, una fuga da ladri per non far sapere ai vicini di casa che parto. Perché questo è un quartiere di quelli in cui se lasci la casa per qualche giorno, al ritorno puoi trovarla vuota come puoi trovarla piena. In che senso? Beh, vuota se entrano ladri e zingari e si portano via anche la mobilia. Piena se qualche senzatetto entra sfondando la porta, prende possesso dei locali e magari chiama anche gli amici a vivere con lui. Ma come farò a comunicare con mia figlia una volta laggiù? Avranno la connessione internet nel resort? Ma sì, dai, un risorto è la Madonna, ci sarà di sicuro, no? La fuga riesce comunque, non ci vede nessuno. E allora autobus, la metro rossa, la metro verde, la navetta per la Malpensa, sonnellino di prassi durante l'ora necessaria ad arrivare. Sono arrivate le 18. Gabriele, regista e ideatore della trasmissione, arriverà tra un'oretta più o meno. Nel frattempo mi contatta la Babbiona 2, Eulalia, altra prescelta per questa avventura.
Sono qui in aeroporto. Tu dove sei? Dice una voce allegra al telefono. Sono al check-in, faccio io. Come ti riconosco? Domando, dato che non l'ho mai vista, non ci conosciamo. Sembro Topo Gigio. Topo Gigio. Iniziamo bene. Beh, è il mio esatto contrario. Ci hanno scelto bene. Più diverse di così non potremmo essere. Io, la quintessenza dello spirito spartano. Lei, l'apologia del fashion kitsch più esasperato. Dopo baci e abbracci di rito, Eulalia si lagna di aver dovuto ridurre drasticamente il bagaglio. Ma come potrà mai sopravvivere senza le borse di Gucci, le scarpe tacco 12, gli abiti da sera? Bah, decidiamo di collaborare piuttosto che farci la guerra. Tra una serie di sfottò e di vicendevoli punzecchiature, un po' come facevano Vianello e la Mondaini, potrebbe essere divertente piuttosto che litigare. Gli accordi sono che andiamo lì praticamente gratis, solo in cambio di vitto e alloggio e il rimborso delle eventuali spese sostenute. Solo al ritorno si metterà di mezzo poi l'agenzia di casting di Antonio Ricci, per cui lavoriamo entrambe, perché ci venga riconosciuto un compenso adeguato, visto che lì non è una zona facile. Sono tutti sieropositivi e non è raro incontrare bande armate o terroristi, insomma c'è brutta gente in giro. È giusto avere un compenso, quindi. Gabriele però non arriva. Gli invio un messaggio, risponde il taxi, ha bucato, correlando la frase con le fotografie del caso. Arriva con un quarto d'ora di ritardo, vabbè, non è grave, l'aereo parte alle 21:15, c'è tempo. Con lui c'è Manlio che si occuperà delle riprese e della parte tecnica. Intanto inizia a filmarci mentre entriamo nella parte delle babbioni d'assalto, affamate di piselli scuri. Il nostro motto sarà If you try black, you'll never come back. Cioè, se lo provi nero, non torni indietro. Eulalia vorrebbe regalarmi un paio di occhiali da sole che ha fatto fare, dice, apposta per noi in quattro. Li trovo terribili, pacchiani, colorati, sgargianti dalla montatura spessa. No, grazie, non è il mio genere. Anche se dice che costano 400 euro e li ha fatti fare apposta per noi personalizzati. Beh, secondo me non è vero che abbia speso 1200 euro per regalarci degli occhiali uguali ai suoi e col suo nome sopra. Per me è pubblicità. E non li ha pagati quella cifra. Dato che ai ragazzi comunque piacciono, facciamo uno scambio e io mi prendo il paio che indossava Manlio, scartati a favore di quelli nuovi. I suoi erano più sobri, modello Blues Brother, diciamo. Quindi quelli li indosso volentieri. Ci avviamo al gate d'imbarco, perdendo tempo un po' a guardarci intorno, facendo lo spuntino prima di salire a bordo, poi chiamano il volo, è l'ora di partire. È un Boeing 777 della Ethiopian Airlines, adatto ai voli intercontinentali. Ci accolgono delle belle signorine somale o eritree, a giudicare dall'aspetto tipico dei popoli del Corno d'Africa. Non ero mai salita su un aereo così grande, ogni fila conta tre gruppi di sedili ciascuno, due ai lati accanto ai finestrini, il terzo gruppo in mezzo a creare due piccoli corridoi. Più o meno sono 400 posti a sedere, ci sono tre bagni e finestrini ampi, comodi sedili reclinabili, un piccolo schermo interattivo inserito nello schienale sopra il tavolino richiudibile. E il tavolino è il solito, lo schermo, anche se per me è una novità, ha un uso abbastanza intuitivo, riesco a usarlo. Niente di che, comunque, è solo la possibilità di vedere qualche film o ascoltare musica durante il volo o controllare su una mappa virtuale a che punto si è nel viaggio, nel tragitto. I film sono piuttosto vecchi e scontati. Vedo i miei vicini di posto rimbalzare dall'uno all'altro, evidentemente li trovano anche loro vecchi e noiosi. C'è Edward Mani di Forbice che acconcia siepi e signore, c'è The Rock che si getta da un dirupo con i suoi compagni, eternamente inseguito dai cattivi. Finiscono nel fiume sottostante lì bello e nella scena successiva sono tutti asciutti, con i capelli in piega, gli abiti stirati. Boh, mai capite queste cose dei film? Vabbè, vado in bagno. I bagni sono una figata, eh? Pulitissimi, pieni di ganci e mensoline fisse a scomparsa, puoi posarci tutti gli oggetti che ti servono. Ci sono luci, ci sono specchi tutto attorno, prese di corrente, ma una figata spaziale davvero. Bene, si parte. Decollo dolce, atterraggio a Roma Fiumicino, fermi un'oretta ad imbarcare altri passeggeri. All'alba atterreremo ad Addis Abeba e prenderemo un altro aereo. Alla partenza da Roma siamo quasi tutti appisolati, ormai a mezzanotte e mezza.
Alla una circa veniamo svegliati per la cena all'1:30 di notte. Da un carrello spuntano lasagne calde, passabili, dai, insomma. Un formaggino e relativa mini pagnottella diametro 5 centimetri in cui infilarlo. C'è una vaschettina con patate lesse a tocchettini, piselli e un pomodorino secco. C'è anche il dolce, una crostatina. Puoi chiedere da bere con ampia scelta. E alla fine pasto passano con tè o caffè. Chi se lo aspettava a quest'ora? Ma quello che fa impressione è vedere un sacco di passeggeri mezzo addormentati, collegati ai fili e ai cavetti dei loro telefonini, che sembra il reparto terminali degli ospedali riuniti, tutti questi fili attaccati. Manca la flebo sopra e siamo a posto. Per chi ha freddo, sotto il getto dell'aria condizionata c'è a disposizione una coperta sottile, ma calda e morbida. Alle 5 del mattino, nuova sveglia. Due ciambelline e bevande a scelta. Insomma, è una via di mezzo tra un pranzo di nozze in cui ogni tanto arrivano con una portata nuova e un ospedale dove ti svegliano alle 5 col termometro. Sta sorgendo il sole. Allora mi alzo, perché voglio guardare che cosa si vede di sotto. Dal mio posto non si vede niente. Viste da sotto, intendo coi piedi per terra, le nuvole sono piatte. Viste da sopra, dall'aereo, sono bellissime. C'è tutto un sistema di corrugazioni, soffici catene montuose, vallate, vortici. Ma non ho ancora visto un pezzetto di Africa. Dovrò avere pazienza, dai. Vedere l'Africa è sempre stato uno dei miei sogni prioritari, proprio una di quelle cose che devi fare prima di morire, assolutamente. Ad Addis Abeba piove e fa piuttosto freddino, sono 15 gradi. Sbarcati dal primo apparecchio, ci sediamo in sala d'attesa, aspettando il prossimo volo che ci porterà a Mombasa. Wow! E stavolta sono accanto al finestrino, non credo che si vedrà molto, come avevo già notato, tutto il Nord Africa è coperto da una fitta coltre di nubi. E invece si vede, eh? Sorpresa! Appena ci allontaniamo da Mombasa, ci lasciamo la perturbazione alle spalle, ecco che appare l'Africa sotto di noi. Quanto è verde! Ma verde, un verde diverso da quello italiano e diverso anche dal verde inglese. Verde, verde come se il verde non avesse nient'altro da fare che essere verde. Ed è verde con tutta l'anima. Ci mette tutto quello che ha per essere verde. Anche questa volta sull'aereo si mangia e si beve a tutte le ore. Alle 9 arriva il pranzo. Riso con carri e verdure, dolci, dolcetti, tè, caffè e tanto altro. Per fortuna, perché una volta atterrati, dopo c'è stato da aspettare parecchio per vedere altro cibo. Arriviamo a Mombasa e qui sì che fa il caldo che ci si aspettava, bello, morbido, avvolgente come un abbraccio, un grande abbraccio della natura. Sapevate che nell'intera area al di fuori dell'aeroporto, ma intendo dire proprio all'aperto, è vietato fumare? Cioè, è un po' come mettere un multavelox alla fine di un lungo rettilineo a tre corsie. Beh, a chi volete che non venga in mente di accendersi una sigaretta dopo 10 ore di volo? Ma chissà quante multe fanno. E salate anche, meno male che ci hanno avvertito. Dogana, documenti e fuori ci aspetta un tizio che ci porterà al resort. Praticamente più di 3 ore di auto, dalle 12 alle 15:30. Però imparo più in queste 3 ore che in 20 anni di letture sull'Africa. Quello che si vede dal finestrino, credetemi, è un altro pianeta. Non è possibile spiegare le emozioni che riesce a darti. Io ci provo, ma non lo so se ci riesco. Quello che ti arriva è una botta nello stomaco fortissima, perché lo vedi in televisione, sì, è la televisione, chi se ne frega. In televisione vedi tante cose, qui è la realtà, è vero, sei lì. È la realtà tangibile, la tocchi con la mano, la vedi con gli occhi, l'ascolti con le orecchie. È un altro pianeta. Allora, ogni 3 km più o meno c'è un villaggio, ma le case in muratura comunque sono rarissime. Per villaggio intendo proprio appunto le capanne che si vedono nei libri di scuola, quelle che disegnano i bambini con i rami intrecciati, lo sterco di vasca impastato col fango per fare i muri e il tetto con le foglie spioventi che vengono giù. Però ogni capanna è un negozio, un'officina, un'attività commerciale, un ospedale, una scuola. E poi colori, colori dappertutto. Negli abiti delle donne, nelle insegne di legno dipinto poste su ogni attività, i fiori, i fiori sono dovunque qui in quantità inimmaginabili. Un'esplosione di vitalità e di colore contrapposto al grigiore europeo.
Ma voi immaginatevi muri di 3 metri di bougainville colorate, profumate, di tutti i colori possibili. È una cosa incredibile. Ogni tanto poi ci sono dei lavori di ripristino del manto stradale o i posti di blocco con le strisce che ho date a terra e tutti i tizi con i mitra a chiederti i passaporti. La mia cobabbiona non fa che lagnarsi e trovare brutture. Io vedo solo valori e bellezza, perché tutto sommato per le strade di Roma ci sono molte più buche di qua. La Salerno-Reggio Calabria è ancora da finire. Qui la strada magari non va da nessuna parte, però c'è ed è anche ben tenuta e in buono stato. Ogni villaggio ha la sua scuola, il suo centro medico, poi magari non avranno neanche ben dei cerotti, però il centro medico c'è. Non è come in meridione da noi dove costruisci ospedali di 10 piani e poi restano inutilizzati perché mancano i medici e i macchinari. Da noi la gente muore per strada perché l'ospedale funzionante più vicino a 300 km e poi ti rimbalzano dall'ospedale all'altro. E allora che differenza fa averlo o non averlo? Qui almeno la capannina ospedale è lì, a 2 passi, c'è dentro qualcuno che ti guarda, che ti ascolta, che cerca di fare il possibile. Da noi aspetti 6 mesi per una visita, paghi, sbagliano diagnosi o non trovano nulla e le medicine costano ma non andavano bene. Qui magari c'è lo stregone, però c'è subito. Gli oggetti non ci sono, ma le persone sì. Poi magari lo paghi con quello che hai, con quello che puoi, e quello cerca di fare tutto quello che gli passa per la testa sperando di farti stare meglio. Come diceva Madre Teresa riguardo all'India, qui nessuno muore solo. Mi sembra che in ogni villaggio ci sia tutto quello che serve. In queste ore ho visto case per anziani, scuole primarie, secondarie, università, medical center, piccolissimi, vabbè, però c'erano, orfanotrofi, negozi di cellulari ed elettronica, parrucchieri, tutti nelle loro brave capannine di fango, sterco e rami, però magari con l'antenna satellitare sopra. La Safaricom, la versione africana della Telecom, con i suoi edifici verdi in muratura, è dappertutto, è una costante in ogni villaggio. La macchina andava molto piano. E si potevano notare un sacco di dettagli e di particolari, si sentivano suoni, voci. Io ho visto libertà, fantasia, creatività, spirito imprenditoriale e dignità. Ogni famiglia ha le sue brave vacche, le sue capre, la sua attività, lavorano tutti col sorriso, anche i bambini. Ho visto donne lavare i panni nelle pozzanghere e stendere sul prato. Adesso ho capito uno dei motivi per cui benedicono la pioggia. Le pozzanghere sono la loro lavatrice. Li ho visti portare l'acqua in equilibrio sulla testa in bidoni di plastica riciclati, zozzissimi, che se ci metti dentro la benzina il motore grippa. Ho visto i loro mercatini in cui comprano e vendono qualsiasi cosa possa essere comprata e venduta, ma è proprio una roba incredibile le cose che vendono. In queste 3 ore di panoramica, come fossero piccolissimi spezzoni di vita quotidiana, ho afferrato per la coda lo spirito vitale dell'Africa, la sua essenza. La vegetazione non c'entra nulla con quella europea. Ho riconosciuto piante che da noi sono solo ornamentali, ma pochissime, costano anche tanto. Qui crescono allo stato selvatico a bordo strada, ma come vi dicevo prima, i ficus, le bougainville. E poi baobab dovunque, eucalipti, bougainville di tutti i colori, esuberanti, lussureggianti, verde dovunque, fiori dovunque, anche se in questo emisfero è inverno. Cioè, da farsi venire mal di testa, ho mal di testa con tutto quello che ho visto perché ho davvero visto di tutto. Anche un albero con su scritto not for sale, cioè non in vendita, ma chissà chi cavolo se lo voleva comprare per doverci mettere su un cartello che non si vende. E infine arriviamo al resort. Sono piccoli appartamentini attorno a una piscina ad un passo dall'Oceano Indiano. Della struttura fanno parte, oltre alle abitazioni, c'è un ristorante con una seconda piscina e un bar a fronte spiaggia. Date le 1000 raccomandazioni da parte di chiunque, noi babbione vogliamo assolutamente andare a comprare dell'acqua in bottiglia per ogni necessità, ma non solo per bere, per cucinare, perché lì si usa, devi, tu che arrivi lì dall'Italia, devi usare l'acqua in bottiglia anche per lavarti i denti. Anche se vai al bar a ordinare una bevanda, dicono di non metterci dentro il ghiaccio, perché il ghiaccio è fatto con la loro acqua del rubinetto, che non è sterile come quella che abbiamo noi.
rischi grosso, rischi veramente il tifo, la difterite, il colera, rischi di tutto. Si usa l'acqua in bottiglia, deve essere stappata davanti a te, perché non si sa mai. E dopo una bella chiacchierata con l'Emilio, il gestore del resort, che ci spiega molte cose, sappiamo un attimino, abbiamo un po' le idee più chiare di quello che è indispensabile, quello che si può anche rimandare. Ovviamente, come prima cosa, io vorrei chiamare mia figlia. Mi spiega come agganciare il mio cellulare alla connessione. Io ci provo, ma non succede niente. Ci prova lui e non succede niente lo stesso. Vabbè, ci proveremo più tardi con calma. Per ora mi accontento di farle inviare un messaggino dal telefonino di Gabriele, che fortunatamente è molto gentile, me lo permette. Proprio la cosa più stringata, arrivata. Sto bene, stai tranquilla. E poi ci facciamo accompagnare dall'Emilio al market più vicino. Market, oddio, market è una parola grossa perché sembra il negozietto sotto casa, proprio modesto, e vicino per modo di dire, uguale, dato che è lontano 3 km e ci si arriva dopo un viaggio di un quarto d'ora col tuk-tuk. Il tuk-tuk è l'apecar Piaggio che qua si usa come taxi. Il negozio si chiama 727, come dice il nome, ovviamente aperto 7 giorni su 7. Un negozietto proprio modesto, con dentro quattro cose messe in croce, quasi tutto importato dall'Italia. Prodotti che conosciamo benissimo, proprio. La doccia fredda è 3 bocce d'acqua, fate conto. 3 bocce d'acqua, 3 litri di latte UHT, quello sterilizzato. Una pagnotta a fette, un pacchetto di pain carré, 6 lattine di birra, 2 barrette di cioccolata, 2 confezioni di formaggio. Fanno quasi 40 euro. Certo, ci si rimane male. Però poi pensi a tutto quello che abbiamo portato via nei secoli a questa gente in cambio di perline colorate e pensi fanno bene, è il loro turno. Non hanno niente se non prodotti importati, pochissima frutta e trovarla matura è solo una botta di fortuna, pochissima verdura mezza appassita e solo formaggi esteri, solo latte importato UHT. La birra Tasker forse è l'unica cosa prodotta in luogo, dicono che sia anche buona. Fuori dal supermercato che cosa c'è? C'è una ressa di persone che stazionano lì giorno e notte, ti chiedono qualsiasi cosa, gli spiccioli, 1 chilo di riso, il latte per i bambini, qualcosa da mangiare, via dicendo. Oltre a quelli che chiedono ci sono anche quelli che offrono, dalle carte telefoniche Safaricom alle collanine, alle ciabatte, le borse pareo, organizzano gite e spostamenti, poi ci sono i driver di tuk-tuk che ti chiedono se devi andare da qualche parte, le moto e ti chiedono se sai già dove andare. E le vie, tranne quelle principali, non hanno né nome né numeri civici e anche quelle principali hanno un nome solo se lo sai per fatti tuoi, perché non c'è nessun cartello. Ah, è molto bella sta cosa, vabbè, adesso so che anche in Giappone a Tokyo le vie non hanno nomi. Sì, vabbè, ma come fai a consegnare la posta, le merci? Cioè, se il postino non conosce personalmente il destinatario, sa dove trovarlo, ma come fa a trovarlo? Boh, uno dei tanti misteri africani. Vabbè, saranno cose loro, ci sarà qualche cosa che noi non conosciamo, per consegne e cose varie. Lungo la strada il traffico è piuttosto caotico, almeno per noi che siamo abituati a tirare a destra, qui si viaggia sulla sinistra e ci sembra tutto strano. I tuk-tuk portano fino a 4 persone più il guidatore, che sembra che si debbano sfondare da un momento all'altro. Cioè, voi immaginatevi un apecar con dentro il guidatore più 4 persone, tutti pigiati lì dentro come sardine. Vabbè, si usa così. Ci sono le moto, anche loro hanno il loro da fare, perché viaggiano con anche 3 passeggeri in sella più il conducente. Quasi nessuno ha la patente e ancora meno hanno l'assicurazione. Si va e basta, e se non ti piace, vattene a piedi. Finalmente torniamo al resort e perdonate la battutaccia, ma ci sembra Pasqua, Cristo e resort. Ognuno di noi ha un appartamentino intero a disposizione. C'è la sala con la cucina, il bagno con la doccia, la camera, grandi armadi, qualche oggetto a disposizione di uso comune, pentole, piatti, posate, bicchieri, altro. Le zanzariere sono inchiodate alle finestre, non si possono escludere. E anche il letto è fatto a baldacchino con la zanzariera tutta attorno. Ogni appartamento ha un patio esterno con divano, poltrone, luci, grandi teli bianchi che puoi tirare, si possono chiudere tra loro per il massimo della privacy. Io mi metto a disfare la valigia allora. Poi pane e formaggio, latte, doccia. Poi
e a Nanna di corsa. Per la doccia, il signor Emilio ci ha spiegato che ci sono a disposizione ben 15 litri di acqua calda, ed è già tanto che ci siano perché è un resort di lusso. In altri posti c'è molto meno o non c'è niente del tutto. Domani mattina, riunione alle 9 e si parte a caccia dei Beach Boys. E qui finisce la prima puntata. La vostra Erika vi dice ciao ciao, ci vediamo alla prossima, state nei paraggi perché c'è tanto da raccontare, tanto e cose, spero, interessanti. Ciao raga, ci vediamo!